E allora benvenuti e ben ritrovati al canale del sottoscritto, sono Paolo Pileggi, scrittore. Iscriviti a questo canale se vuoi. Tra poco torneranno il live reaction della Juve, io qua mi occupo di varie cose, per chi non mi conosce. Ho cambiato anche lo stile, ho sempre cambiato anche gli argomenti, ma ho sempre trattato la musica. In questo caso faccio un podcast che si chiama 45 giri ed è arrivati qua. Ben arrivati qua perché parliamo di musica. E in questo caso, anche se è passata una settimana, il giorno del mio compleanno, la settimana scorsa uscì il nuovo album di The Halo Effect, nuovo progetto di Michael Stan, il frontman dei Dark Tranquillity, e Jesper Strombald, l'ex chitarrista degli In Flames. Quindi parliamo di metal, di death metal, una delle mie altre, diciamo, fissazioni musicali insieme all'hip hop. Quindi, se volete, seguitemi su Spotify, seguitemi su Instagram e tutti i social, ma soprattutto Instagram, che sto usando solo quello, soprattutto quello, per rimanere aggiornati se volete. E iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e un commento per farmi sapere la vostra. Allora, se volete il link in descrizione potete anche leggere la versione scritta, quindi potete anche visitare il mio blog, se desiderate naturalmente. E incominciamo passo dopo passo. Innanzitutto devo dire che sono stato piacevolmente colpito e sorpreso dal ritorno del buon Jesper Strombald. Sono un vecchio fan, anche se in realtà colui che mi passò la passione per il metal è ancora, perché il buon Peppe, che saluto che non vedrà mai questo video, è ancora vivo anche se non lo vedo da una vita, però insomma è un fan ancora più vecchio, tra virgolette, di me. Scusate il mio... Ancora più vecchio di me, diciamo. Ecco, adesso andiamo per gradi. Perché, vedete, io anche ho sentito, anche se ovviamente non lo stesso periodo in cui sono usciti, molti dei vecchi lavori di Michael Stan e di Jesper Strombald, appunto gli In Flames precedenti, da cui Tranquillity precedenti. In molti forse lo sapranno, ricorderanno sicuramente che i primissimi In Flames non avevano colui che è il frontman, il cantante, ecco, principale, ovvero Michael, Anders Frieden, volevo dire, invece c'è appunto il buon Michael Stan. Ho fatto un po' di confusione, ad ogni modo, il nostro buon Michael Stan all'inizio era con loro e poi si spostò ai Dark Tranquillity. Suppongo che Jesper, che fu uno dei fondatori degli In Flames, abbia conosciuto all'epoca il buon Michael Stan. E adesso, dopo tantissimo tempo, dopo mi sa una trentina, una ventina d'anni, sono tornati insieme in questo progetto che si chiama The Halo Effect. Grazie ai social ho conosciuto l'esistenza di questa cosa, altrimenti non l'avrei mai conosciuta, forse sì, forse no, chi lo sa, ma poco importa. E quindi ho sentito i primi due singoli, che erano Shadow Minds e Feel What I Believe. E ho detto, roba interessante, roba figa, chissà come sarà quando esce l'album. Ed è uscito proprio il giorno del mio compleanno. I miei vecchi ragazzi mi hanno fatto un regalo senza neanche saperlo. Grandi Michael e Jesper. Jesper è sempre stato un chitarrista molto bravo, io sinceramente lo dico. Quanto mi piaccia Björn Gelott, mi sa che lo preferisco. Comunque è sempre ritenuto un grandissimo chitarrista. Infatti l'album è mixato molto bene. Nelle prime tracce, infatti, ho sentito un po' dei vecchi In Flames e anche un po' di Dark Tranquillity. Io penso che, ovviamente, giustamente, i due musicisti abbiano una influenza, no? Una influenza dei loro precedenti lavori e dei loro paralleli lavori, giustamente. Però, ho anche sentito un po' di influenze da parte di altri tipi di metal, come il gothic metal. Oppure, appunto, in molti casi ho sentito più un death metal che un death melodico. E quindi io, siccome sono andato a leggere su Wikipedia che tipo di genere dovrebbe essere, ho letto death melodico. Ma a mio modesto parere è molto più death che death melodic questo The Halo Effect, che strizza un po' l'occhio ai, diciamo, nostalgici, appunto, dei vecchi In Flames o di precedenti robe. Ma
ha anche cose molto innovative. Ora, come molti di voi sapranno, no? Molto spesso i gruppi creati da diciamo in cui collaborano, non sempre, no? I fondatori dei gruppi più storici non sempre hanno successo e non sempre si portano in una dimensione che li porterà ad avere lo stesso successo dei loro principali lavori, ecco. Come ad esempio posso citare i Fort Minor creati da Mike Shinoda, ovvero uno dei due cantanti dei Linkin Park. Stessa cosa per quanto riguarda Dead by Sunrise, progetto invece di Chester Bennington. Per quanto mi siano piaciuti, no? E per quanto piacciono, non, magari non hanno raggiunto, perché non hanno mai fatto altro, no? Non ho mai raggiunto il livello del loro lavoro principale, magari ha tradito un po' le aspettative, o chissà. Io penso che molto spesso si trovano così tanto impegnati nel lavoro principale che non riescono neanche a dedicarsi agli altri, o forse molto più intelligentemente è un misto di varie cose che non gli consente di portare avanti i progetti. E anche è vero che magari molto spesso non hanno il riscontro da parte dei fan che si aspettavano. Magari pensano di sfruttare, non lo so, è un mio pensiero, la loro fama dei gruppi principali per dire dai, che forse così. E invece molto spesso, no, i Fort Minor sono un po' caduti nel dimenticatoio, come anche tantissimi altri gruppi creati. Ma in questo caso con The Halo Effect posso sentirmi positivo, invece, perché si vede che qualcosa è fatto con più attenzione, con più dedizione, con più fatica, con molta più tecnica. Fa un album mixato bene, pieno di variazioni musicali, molto forte, molto potente. C'è addirittura una traccia che è la penultima, che si chiama The Last of Our Kind, in cui si dice Michael Stein usa una voce molto diversa, molto nuova. Quindi come se, cioè, è molto sperimentale, come tutti i primi album che si creano, perché ovviamente hai delle sonorità che fai quello che ti piace a te, e poi ti ritrovi a fare i conti magari con la critica, con il pubblico. È un pubblico comunque creato parzialmente da zero. Ovviamente ci sono quelli come me che chissà come sono questi The Halo Effect, che sono creati da questi musicisti che conosco per altri gruppi. Quindi molti dei fan che si sono portati in questo nuovo gruppo saranno probabilmente provenienti da quelli, giustamente, degli altri lavori principali, no? Questo ovviamente è il senso, penso che sia abbastanza chiaro. Però comunque crei lo stesso un pubblico da zero, anche se te li porti da altre parti, perché comunque stiamo parlando di una cosa nuova, e anche se l'ascoltatore che ti viene ad ascoltare, scusate il gioco di parole, dovrà comunque avere un giudizio nuovo sul tuo progetto nuovo, perché non stiamo parlando di qualcuno che è affezionato, no? A quello che fai con gli In Flames, a quello che fai con i Dark Tranquillity, quindi è comunque, si tratta di un pubblico creato da zero. Quindi io penso che molto spesso, no, proprio per questo, molti primi album siano magari anche più spontanei, ma anche più elaborati e anche più sperimentali, fondamentalmente. Quindi secondo me è un album molto sperimentale, perché appunto presenta varie influenze. Ripeto, per me mi ha ricordato un po' il death metal, il death melodico, anche il gothic. Cioè, in questo, ripeto, in questa traccia che ho nominato prima, che si chiama The Last of Our Kind, inizia proprio con i violini, molto agli apocalittica. Quindi, capito, c'è molta sperimentazione che giustamente è fatta per divertire, per piacere. Ovviamente, siccome non stiamo parlando di un album di gente che è la loro prima esperienza, perché stiamo parlando di un album di gente che è alla loro esperienza ennesima, ma comunque è sempre qualcosa di nuovo. Quindi non è che stiamo parlando di giovani, oddio, facciamo qualcosa di nuovo da zero. Stiamo comunque parlando di gente con una certa esperienza musicale decennale, trentennale, quarantennale, insomma, stiamo parlando di persone che fanno musica per tutta la vita. Quindi io sinceramente mi
mi è piaciuto molto. Io sinceramente, se non l'avete ancora sentito, ve lo straconsiglio e fatemi sapere la vostra poi invece come la vedete. E beh, io vi dico sinceramente, cioè, mi è piaciuto molto, non grido al capolavoro perché, ma comunque è molto bello, ci sono molte tracce molto belle. Per molte cose non mi ha detto molto di nuovo, per altre invece sì, quindi è un pensiero un po' particolare che dopo aver fatto vari ascolti, questi pensieri adesso, magari riascolto come faccio spesso, poi io mi affeziono magari alla musica che sento e il parere oggettivo poi non è più tanto oggettivo, diventa un po' più soggettivo, ma diventa anche più approfondito. Comunque questo è il mio pensiero e ve lo do. Domani se riesco o nei prossimi giorni mi proverò a portare invece la recensione del nuovo album dei Five Finger Death Punch. E con questo punch, tipo profisco, vi do vi auguro una buona giornata, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. E alla prossima, ciao ciao a tutti, il vostro scrittore volante, proprio il scrittore.